Mettete al sicuro via Gozzano, è questa la richiesta avanzata dai residenti del quartiere Acese dopo l'incidente mortale di lunedì scorso. ACI Catena al lavoro a San Nicolò per il parcheggio che sorgerà nell'area dove il tecnico incaricato sta già frazionando il tutto. Per la rubrica il cittadino segnala riflettori sulla Sogip, lamentato il mancato riscontro tra il reale consumo e la fatturazione in bolletta. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti parleremo della festa di San Sebastiano, il compatrono di Acireale, e il bilancio della festa all'indomani del 20 gennaio. Ma parleremo anche di rifiuti e rischio contaminazione. Ad ACI Catena il consigliere comunale Davide Quattrocchi solleva perplessità sulle modalità di ritiro dei rifiuti dei positivi al Covid-19. Spazio anche allo sport, al calcio, giornata di recuperi ieri in Serie D. Andremo a scoprire come è andata. Ma andiamo ad iniziare, lo facciamo con l'appello dei residenti di via Guido Gozzano ad Acireale dopo l'incidente mortale di lunedì scorso. I residenti chiedono sicurezza nell'area. L'incidente mortale che è costato la vita a Nuccio Sciacca nella serata di lunedì ha acceso i riflettori sulla viabilità della zona alle spalle di Piazza Dante e in particolare nel tratto tra via Jacopone da Todi e piazza San Biagio. Quella strada è infatti considerata anche dai residenti parecchio pericolosa. La via ampia e larga si sviluppa infatti quasi tutta in linea retta fin quasi a piazza San Biagio, un invito agli automobilisti meno prudenti a tenere il piede premuto sull'acceleratore. Eppure nella zona, oltre che gli ingressi ai quartieri delle case popolari, si trovano anche un chiosco, diverse attività commerciali e soprattutto un supermercato, per raggiungere il quale i residenti del quartiere devono inevitabilmente attraversare la strada. Lo schianto di lunedì scorso è infatti forse il più grave, ma non l'unico e non sarà nemmeno l'ultimo, specie se non si interviene. A dar voce alla richiesta di molti residenti del quartiere che chiedono maggiore sicurezza è l'ex assessore della giunta Barbagallo Francesco Carrara, il quale sostiene che bisogna intervenire con estrema urgenza e a salvaguardia della pubblica incolumità, con la messa in opera di attraversamenti pedonali rialzati con bande rumorose e revisione dell'impianto di illuminazione a tratti fatiscente. Sono sicuro che il sindaco, sensibile a tale problematica, prenderà in carico questa richiesta, si augura Carrara, autorizzando, spero, in tempi brevi le modalità più adatte per mettere in sicurezza la strada sia per i pedoni che per gli automobilisti. In realtà la zona è stata già sotto la lente di ingrandimento dell'amministrazione lì, dato che alla fine dello scorso anno è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra gli assessorati ai lavori pubblici, alla manutenzione e alla polizia municipale per individuare i punti in cui intervenire. Inserire degli elementi di rallentamento non è facile, spiega l'assessore Salvograsso, perché certi interventi devono essere fatti in base a precisi regolamenti fissati dal codice della strada, altrimenti si corre il rischio di creare strutture che possano ostacolare i mezzi di soccorso. Si deve quindi intervenire con elementi a norma se non si vuole correre il rischio di mettere in opera strutture che poi debbano essere smantellate. Per quanto ci riguarda, sappiamo già dove e come intervenire, aspettiamo solo di recuperare la disponibilità economica e contiamo di far partire i bandi per i progetti entro l'anno. Una cosa è certa, conclude l'assessore Grasso, in quella zona bisogna intervenire, assolutamente. Da Acireale ad ACI Catena, al lavoro a San Nicolò, nell'area dove sorgerà il parcheggio, il tecnico incaricato del frazionamento dell'area e l'amministrazione pungola la burocrazia. Tante sollecitazioni, tanti interventi ad ACI Catena, ma adesso si entra finalmente, pienamente, nella tanto attesa fase operativa per la realizzazione nella frazione di San Nicolò di un parcheggio. Ieri in tal modo è stato compiuto un sopralluogo nell'area individuata con l'intervento dell'assessore ai lavori pubblici Giovanni Pulvirenti e del geometra dell'ufficio tecnico Nello Fichera e la partecipazione inoltre del tecnico incaricato di eseguire i rilievi attinenti il frazionamento delle aree private che andranno a costituire l'area a parcheggio. L'assessore Pulvirenti ha avuto modo di ringraziare quindi il consigliere Giuseppe Murabito, che a più riprese si è infatti attivato appunto per tenere a galla l'argomento che tanto sta a cuore ai residenti della popolosa frazione di San Nicolò. L'assessore Pulvirenti
ha lamentato come, a fronte dell'impegno profuso, la burocrazia rallenta ogni passaggio, facendo perdere così tempo utile alle risposte che si intendono dare ai cittadini. In ogni caso, però, si va avanti con quest'opera pubblica, che ha un'importanza notevole in grado di rendere meno asfittica la circolazione a San Nicolò. E adesso restiamo a San Nicolò, perché oggi, ricordiamo, alle 16 nella Basilica di San Filippo da Gira si terranno ad Aci San Filippo i funerali del compianto Turi Guarrera. Il sindaco di Aci Catena, Nello Oliveri, per l'occasione ha firmato un'ordinanza per far osservare il lutto cittadino nella popolosa frazione catenota durante le solenni esequie. Per ordine del sindaco Oliveri, quindi, tutte le attività resteranno chiuse per tutta la durata dei funerali, dell'ultimo saluto all'amico di tutti, un uomo che difficilmente Aci Catena potrà dimenticare. Nella sopracitata ordinanza, il primo cittadino catenoto ha disposto le bandiere a mezz'asta nei palazzi municipali, e lo stesso sindaco parteciperà ai funerali con fascia tricolore listata al lutto. Il giusto tributo, afferma Oliveri, che dobbiamo offrire ad un nobile figlio di Aci Catena. Così, con immenso dispiacere, ha commentato il sindaco, appunto, Nello Oliveri. Cronaca nera: i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato nella flagranza due romeni di 37 e 31 anni, poiché ritenuti responsabili di atti persecutori, tentata violenza sessuale, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, il tutto a Catania. Da circa un anno pretendevano denaro e alimenti da due connazionali, di cui una ex moglie del 37enne. Le donne venivano sottoposte a violenze fisiche e psicologiche di ogni genere, luogo delle barbarie, la via Petriera che vediamo nelle immagini. E adesso parliamo invece della festa di San Sebastiano, tracciamo un bilancio della festa che necessariamente quest'anno, come dire, è stata vissuta in tono minore. Vediamo. Si è conclusa ieri una delle feste di San Sebastiano più insolite nella cinquecentesca storia della devozione accese per il martire trafitto dalle frecce. La particolare festa di San Sebastiano di quest'anno, condizionata dalle norme relative alla pandemia, è iniziata come da tradizione molto presto con il decano della Basilica, Don Vittorio Rocca, che ha aperto le porte della cappella di San Sebastiano in una chiesa desolatamente vuota, senza i devoti e senza le loro caratteristiche bagnate che tradizionalmente salutano il santo. Questo emozionante momento è stato ripreso in diretta dalla nostra emittente nel corso di una trasmissione condotta dal giornalista Antonio Trovato con la regia di Giovanni Vasta, per permettere ai tanti fedeli e devoti di seguire uno dei momenti più sentiti e attesi della festa. Sebastiano da sempre per Acireale, per il popolo di Acireale, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile, fondamentale. Ma non solo per i devoti, quelli diciamo così che mettono anche i segni votivi, ma anche per tanta altra gente che, pur non indossando un maglione o una fascia, ma si ritrova a guardarsi, a specchiarsi in San Sebastiano. Alle 11 poi il vescovo Monsignor Antonino Raspanti ha celebrato il solenne pontificale. Il simulacro di San Sebastiano è rimasto chiuso nella cappella e quindi per tutta la giornata di ieri non è stato possibile venerare la cinquecentesca statua del martire trafitto dalle frecce per le norme legate alla pandemia. Ad Acireale la gente davvero si sente una cosa sola col suo santo, e quindi è ovvio che anche in una circostanza come quella che stiamo vivendo, le persone avvertono questo vuoto, avvertono questa mancanza, però devo dire che tutte le messe che finora abbiamo celebrate sono state tutte quante piene, e quindi la gente ha capito che bisogna andare all'essenziale,
L'appuntamento con la festa di San Sebastiano è per giorno 27 con l'ottava, proposta in diretta ancora su questa rete con il solenne pontificale presieduto da Monsignor Salvatore Cristina, arcivescovo metropolita di Catania, sempre con presenze limitate alle norme relative alla pandemia, con un numero massimo di 120 prenotati per messa. Al termine, a porte della Basilica chiuse, la cappella dove è custodito il simulacro del martire sarà aperta e dopo una breve preghiera sarà richiusa. Adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, tra poco. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Apre ad Acireale un nuovo punto vendita. Prime emozioni e Carnaval su misura per i più piccoli. A tra qualche giorno. Sono aperte le iscrizioni all'Istituto d'Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi ad Acireale. I percorsi si riferiscono al Liceo Artistico e Tecnico del Turismo. Quest'ultimo comprende un corso serale per adulti. I percorsi di studio offrono all'utenza alta formazione culturale e professionale in architettura e ambiente, arti figurative, grafiche, audiovisivi e multimediali nelle lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo. La scuola, completamente rimodernata, ha 25 laboratori e una didattica per competenze. Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi, ad Acireale, in via Verga 99. La segreteria didattica è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14.30 alle 19. Le Otta Ceramiche, storia d'arredi da oltre 50 anni. Le Otta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità, per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale, aperti dal lunedì al sabato. Le Otta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato H24. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Alberto, sai che il nonno ha iniziato qui i suoi studi? Proprio come te. Primo istituto comprensivo statale. Da 100 anni, dal 1921, prepara alla vita. Tradizione e innovazione al primo istituto comprensivo statale di Acireale. Grandi plessi. Grassi Pasini, via Marchese di San Giuliano 51, Raciti, via Salvatore Vigo, Santa Maria Ammalati accanto alla chiesa. Per abbracciare culturalmente tutta la città, innovandosi e preparando al meglio i ragazzi attraverso la scuola dell'infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado. Sono aperte le iscrizioni. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i giovedì sera in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16. E la domenica alle 23. Su Etna Channel. Stasera al teatro. Eccoci nuovamente in diretta, seconda parte del nostro giornale per la rubrica Il cittadino segnala, riflettori sulla Sogip, lamentato il mancato riscontro fra il reale consumo e la fatturazione in bolletta, nella bollettazione susseguente a fronte della trasmissione dei relativi dati.
Riflettori puntati da Cireale sulla Sogip, la municipalizzata che espleta il servizio idrico del metano, raccogliendo in redazione una lamentela da parte di un utente nell'ambito della rubrica Il cittadino segnala. L'utente ha espresso così il disagio inerente perciò l'ultima bollettazione ricevuta, non tenendo in conto perciò della puntuale e precisa quantificazione del consumo che ad essa avviene tramite canale WhatsApp, in questo caso idrico, procedendo perciò ad un ammontare forfettario. Ma non è solo questo, in quanto con il personale della Sogip era stato pure concordato un sopralluogo di verifica del contatore, che però è stato disatteso. La casa negli ultimi mesi infatti non è stata abitata, ma comunque al di là di ciò si parla di una bollettazione di poche decine di euro, quindi non dai costi elevati. In ogni caso, come avviene sempre, nelle prossime fatturazioni la Sogip seguirà il conguaglio, attenendosi in tal modo, di volta in volta, ai reali consumi. Ma il principio esposto dall'utente, pur consapevole di ciò, punta il dito interrogandosi allora che senso abbiano i riscontri da parte dei cittadini relativamente alla lettura dei reali consumi, se poi questi non vengono ad essere presi in considerazione. E se per esempio si fosse trattato di una somma consistente, l'utente ligio, in questo periodo di notevoli difficoltà economiche un po' per tutti, si sarebbe trovato spiazzato, nonostante tutto. E adesso parliamo invece del Consiglio Comunale di Acireale. Questa sera era prevista una seduta, ma per cause tecniche di forza maggiore è stata rinviata. Il provvedimento è stato adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale, Sonia Abbotto, che ha concordato la revoca con tutti i capigruppo. Si tratta di problemi di natura tecnica, in quanto mancano gli impiegati comunali che registrano e mettono in collegamento da remoto, che svolgono insomma tutta la parte tecnica in aula. Da qui appunto il rinvio della seduta. Intanto il sindaco, come abbiamo detto ieri, ha proceduto alla ridefinizione delle deleghe assessoriali. Il sindaco Stefano Lì nell'occasione ha tenuto per sé le deleghe al personale e all'informatizzazione, mentre all'assessore Carmelo Maria Grasso, vice sindaco, restano le deleghe che aveva, vale a dire politiche di pianificazione e sviluppo del territorio, progettazione ambito lavori pubblici, rigenerazione urbana, edilizia privata, mobilità sostenibile, progettazione europea per le strategie di sviluppo. Alla new entry Francesco Coco vanno invece bilancio e polizia urbana, a Palmina Fraschilla politiche sociali, pubblica istruzione, pari opportunità e politiche giovanili, a Daniele La Rosa ambiente, mare, agricoltura, servizio verde pubblico, ville, giardini pubblici e spazi a verde, nonché ufficio demanio e porti, a Fabio Manciagli, oltre a cultura, sport, turismo, sviluppo socio-economico, anche comunicazione e rapporti con il Consiglio, a Mario Di Prima, contenzioso, affari istituzionali, servizi cimiteriali, servizi demografici, ufficio gestione patrimonio, polo catastale, Salvo Grasso, infine, gestione e manutenzione di strutture e infrastrutture esistenti, tipo edifici pubblici, strade, pubblica illuminazione, arredo urbano, impianti sportivi e poi ancora sicurezza sul lavoro, gestione impianti, energia, bollettazione, demolizione opere abusive, gestione impianti pubblicitari, autoparco, protezione civile e partecipate. Sull'argomento abbiamo sentito anche l'assessore Carmelo Grasso, che è stato le cui dimissioni sono state scongelate dal sindaco. L'assessore Grasso ci dice oggi che era necessario puntualizzare alcuni aspetti con particolare riferimento all'organizzazione della macrostruttura, che deve essere adeguata all'attuale dotazione organica e deve acquisire una configurazione moderna che consenta di snellire tempi e attività. L'obiettivo è quello di proporre una città, afferma Grasso,
che sia amica dei cittadini ed una pubblica amministrazione che agevoli le attività. Oggi abbiamo importanti sfide: ricostruzione sismica, efficientamento energetico e strutturale. Non possiamo correre il rischio di vanificare queste iniziative. Il sindaco afferma e conclude Grasso, nel corso del suo intervento in consiglio ha chiarito in modo esaustivo i termini della questione, finalizzato solo all'ottimazione delle risorse e delle attività. Così dunque Carmelo Grasso, che rientra pienamente operativo nel suo ruolo di vice sindaco e di assessore con numerose deleghe, come abbiamo ricordato prima. Restiamo ad Acireale e parliamo di PUC, progetti di pubblica utilità. Stamane al Palazzo di Città operativi i cosiddetti catalogatori. Al via da Acireale un altro progetto di utilità collettiva. Si tratta di archivi in ordine per i cittadini, terzo di 27 progetti di utilità pubblica messi a punto dall'assessorato alle politiche sociali, che coinvolgono oltre una trentina di percettori del reddito di cittadinanza. Dopo aver avviato Un amico a scuola e Accoglienza civica, che vede impegnati rispettivamente 16 persone nel primo progetto, 8 nel secondo, ecco Archivio in ordine per i cittadini, coordinato dalla dottoressa Maria Concetta Gravagno. 7 percettori del reddito di cittadinanza avranno il compito di catalogare documenti del comune al fine di renderli fruibili nell'immediatezza. È stato il sindaco Stefano Lì a porgere loro il benvenuto al Palazzo di Città, fornendo anche alcune indicazioni di massima rispetto al lavoro che dovranno svolgere. Al di là dell'aspetto pratico, osserva l'assessore alle politiche sociali Palmina Fraschilla, non sfugge l'importanza che questi progetti rivestono dal punto di vista sociale, segnatamente per quanto attiene la possibilità che viene concessa ai percettori del reddito di cittadinanza, ovvero l'opportunità di contraccambiare rispetto a quanto ricevuto. È un risultato importante, aggiunge la Fraschilla, che incide positivamente sulla dignità dei singoli e, in questo senso, ribadendo la mia soddisfazione per i 3 progetti già avviati, mi auguro che presto, ad emergenza sanitaria conclusa, possa avvenire altrettanto con gli altri in calendario. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, tra poco. Caseificio Serena, l'arte della mozzarella pugliese. Con la stessa dedizione di una volta, ogni giorno il Mastro Casaro produce e lavora la vera mozzarella. Caseificio Serena, via Salvatore Vigo 3133, Acireale. L'arte della mozzarella pugliese, made in Sicily. Iscriviti al corso di turismo sportivo dell'Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi, una nuova sezione nel rispetto degli obiettivi formativi del settore tecnico-turistico, finalizzato alla formazione dei giovani interessati ai valori propri e della cultura sportiva. Un percorso scolastico che mira a creare una figura di operatore turistico-sportivo che svolga attività relative all'accoglienza, informazione e promozione in base alle esigenze del cliente, proponendo attività di informazione sportiva e ricreativa. Al termine del corso di studi verrà conferito il diploma, assicurando agli studenti una solida formazione culturale e del sapere. Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi, via Verga 99, Acireale. Per info 095 61 36 005. Le iscrizioni si chiudono il 25 gennaio. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144.
Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Quinto Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta. Verso la vita. Scegli in sicurezza per la formazione dei tuoi figli. Percorsi formativi dall'infanzia alle primarie, alle secondarie di primo grado. Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta. 5 plessi con aule spaziose, luminose e sicure, attrezzate con le più nuove tecnologie per lo studio e l'apprendimento degli alunni. Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta, via Dottor Alfio Fichera 3, Acireale. Sono aperte le iscrizioni. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Spettacoli, documentari, trasmissioni e speciali, partite di calcio, momenti di festa, manifestazioni. Il nostro passato attraverso gli eventi. Sabato 24, a Come eravamo, sarà riproposta l'edizione di Cine Nostrum del 2008, omaggio all'attore Carlo Verdone, direzione artistica di Mario Patanè. Come eravamo? Tutti sabato sera, in prima serata ore 21:10, in replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. A cura di Mario Musmeci, da un'idea di Giulio Vasta. In apertura di terza parte parliamo del ritiro dei rifiuti dei positivi al Covid-19. Ad Aci Catena il consigliere comunale Davide Quattrocchi solleva la questione rivolgendo le proprie perplessità sulla sicurezza degli utenti e degli operatori all'amministrazione comunale. Ritiro dei rifiuti dei positivi al Covid-19 ad Aci Catena. Il consigliere comunale Davide Quattrocchi solleva la questione rivolgendo all'amministrazione alcune perplessità. Sul tema dei rifiuti dei soggetti positivi al Covid, lo ricordiamo, è intervenuta l'ordinanza regionale del 25 novembre 2020, secondo cui il rifiuto di tipo A è gestito separatamente dagli altri con le procedure operative di dettaglio che ciascun comune adotterà in funzione della specificità del proprio territorio e della propria organizzazione, minimizzando i rischi di contaminazione. Il ritiro dei rifiuti doveva essere regolamentato dall'ASP con apposita gara, che però a novembre al comune di Aci Catena è andata deserta, spiega il consigliere Quattrocchi. Sul sito del comune abbiamo trovato una determina del 31 dicembre 2020 in cui, seppur con immenso ritardo, anche Aci Catena affida la gestione dei rifiuti delle utenze di tipo A. A noi risulta che sia impiegato un solo operaio che da solo dovrà gestire settimanalmente oltre 100 utenze, una condizione insufficiente a garantire uno standard minimo di sicurezza per tutti. Da qui le domande rivolte all'amministrazione. Cosa è accaduto tra fine novembre e il 31 dicembre? Questi rifiuti sono stati ritirati separatamente come prevede la legge? Ad oggi il ritiro, sempre secondo tutte le precauzioni del caso, viene effettuato in modo tale da consentire la sicurezza degli utenti e degli operatori? Non possiamo permetterci ancora la sonnecchiosa azione amministrativa di Oliveri e della sua maggioranza in consiglio, conclude Davide Quattrocchi, sempre abile a discutere di cambi e ricambi di poltrone, ma incapace di affrontare i veri problemi della città. E Fiume Freddo di Sicilia si prepara alla campagna di screening che si svolgerà tra domani e dopodomani. Tamponi rapidi dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18 in via Di Vittorio. L'adesione all'iniziativa è gratuita e su base volontaria. Lo screening, afferma il sindaco Sebastiano Nucifora, rappresenta una grande opportunità per monitorare e fermare la diffusione del virus. Intanto sono 1486 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.
ore su 20.000 test effettuati, per un tasso di positività che scende leggermente dal 7,7 al 7,4%. Aumentano i ricoveri comunque negli ospedali, 7 persone in più, più 4 in terapia intensiva, mentre i decessi sono 37, poco più di 2.200 i dimessi guariti. Guida la graduatoria delle province Palermo con 506 nuovi casi, poi Catania con 344. Nelle ultime 24 ore, comunque, in base a questi dati, la Sicilia ha ceduto il triste primato dei maggiori contagi nuovamente alla Lombardia, che registra 1.876 malati in più. Ultimo report anche per quanto riguarda il comune di Aci Catena: un lieve calo del numero dei positivi, in atto sono 216 i casi di positività comunicati dal sindaco Nello Oliveri. In pratica 30 sono i guariti rispetto all'ultimo bollettino. Tra i positivi solo 8 sono ospedalizzati. E diamo spazio ancora alla rubrica Il cittadino segnala, riflettori accesi sul traffico che impazza nei pressi del presidio sanitario di Via Martinez ad Acireale. Nei giorni scorsi ne avevamo parlato, ma abbiamo ricevuto una ulteriore lamentela, una ulteriore... Il disagio nel disagio. Questa pandemia ha davvero messo in ginocchio tutto e tutti, traffico compreso. A segnalarcelo è stato un nostro telespettatore che ieri si è trovato imbottigliato in Corso Savoia ad Acireale. Lunga la fila delle auto in attesa dei tamponi al presidio sanitario di Via Martinez. Una fila assolutamente giustificata, dice il nostro telespettatore, ma che va gestita in modo migliore. Capiamo tutto, afferma. Questo virus si è impossessato di ogni aspetto delle nostre vite, ma bisogna sapersi organizzare. Il telespettatore non apprezza infatti che queste operazioni vengano svolte in pieno centro, paralizzando il traffico che, nonostante la zona rossa, probabilmente per motivi lavorativi, non è affatto indifferente. Sarebbe il caso che l'esecuzione dei tamponi fosse spostata in pianta stabile da qualche altra parte, suggerisce il telespettatore, magari in una zona in cui le auto non transitano con assiduità. In ogni caso, se proprio non ci si può spostare dal centro, prosegue, dovrebbe essere assicurata la figura dei vigili urbani che dirigano un traffico che altrimenti va in tilt. Si tratta dunque di un appello che in parte viene rivolto all'ASP e in parte al Comune. Se in attesa che venga sconfitto con questo virus dobbiamo conviverci, si dovrebbe fare in modo di assicurare quanto più possibile a dei cittadini ormai stanchi e provati la normalità. Torna stasera al teatro, in scena un'opera della cooperativa Il Gruppo Libero Movimento Artistico di Acireale, una commedia in due atti di Gaetano Cundari dal titolo Sogno di Badante. La messa in onda è prevista regolarmente per questa sera alle 21.10, visto tra l'altro che il Consiglio Comunale, che avremmo seguito in diretta, è stato rinviato. Ancora piacevoli momenti dedicati quindi a chi ama il teatro attraverso l'impegno di tante compagnie locali che, nonostante tutto, riescono a regalare un sorriso. Stasera al teatro alle 21.10 in onda sulla nostra rete. Lo sport, il calcio, 4 squadre in campo ieri per i recuperi del girone I di Serie D. Vediamo com'è andata. Giornata di recuperi con sorpresa nel girone I di Serie D. Cade infatti per la seconda volta il Santa Maria Cilento in casa del Fanalino. Lentani, che incappano nel secondo KO stagionale, non perdevano dalla prima giornata 3-2 nel derby con la Gelbison. Partono forti i padroni di casa con il neo acquisto Gozzerini, che di testa impegna Grieco. Prova a rispondere Bombermaggio, ma alle polveri bagnate. Ancora Gozzerini sull'altro fronte, tira da posizione defilata, palla sul palo. Poi il rende passa con un gran gol di Mosciaro, 17 anni appena, che prova un tiro dalla distanza e gli va benissimo. Rende in vantaggio e reazione degli ospiti affidata ancora a Maggio, che prova in acrobazia senza fortuna.
Cilentani senza fortuna anche in avvio di ripresa, l'arbitro infatti giudica fuori area un contatto sospetto che in realtà avviene ben dentro i 16 metri, la punizione seguente si stampa sulla barriera, ci sono solo i Campani adesso in campo e il neoentrato Ragosta prova a sorprendere Quinteiro che respinge. Finisce così 1-0 e finisce 1-0 ma questa volta a favore degli ospiti anche il match di Gagliano-Castelferrato dove il Castrovillari si impone sul Troina grazie al solito rigore firmato da Corrado. Ospiti pericolosi già nel primo tempo con Rodi che a tu per tu con Aiolfi tira in bocca al portiere rosso-blu. Ancora Rodi però protagonista, si procura un calcio di rigore, quello che poi Corrado trasforma. Troina 0, Castrovillari 1. La reazione dei padroni di casa è affidata ai piedi di Balistreri che a tu per tu con il portiere calabrese si fa però soffiare il pallone al momento della battuta vincente. E allora il Castrovillari ad andare vicino al 2-0 con Aiolfi costretto a fare gli straordinari. Succede molto poco nella ripresa con il Castrovillari che controlla le sfuriate del Troina e prova a colpire in contropiede. L'occasione più ghiotta capita in rosso-blu con l'incornata di Dembélé che però è centrale e il portiere ospite può respingere. Resta attardato il Santa Maria Cilento, sesto in classifica assieme alla Gelbison, mentre il Rende accorcia le distanze dalla zona play-out, ora allontana 4 punti. Balzo in avanti del Castrovillari che abbandona la zona retrocessione attestandosi a quota 15 in attesa di recuperare le altre tre campionato a partire da mercoledì prossimo. Quando riceverà la Cireale. A Cireale che nel frattempo si muove sul mercato anche in uscita, i Granata salutano infatti Del Colla accasatosi a Francavilla. Domani alle 18 sarà trasmessa in diretta streaming la presentazione del libro scritto a quattro mani da Don Arturo Grasso e dal giornalista Antonio Carreca sulla Chiesa Social al tempo del Covid-19. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal consigliere nazionale UCSI Gaetano Rizzo e vedrà la partecipazione del Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, di Alberto Cicero, presidente regionale di Assostampa, Giuseppe Vecchio, direttore della Voce dello Ionio e Salvatore Di Salvo, membro della Giunta Nazionale della UCSI, appunto. E quindi tutto alle 18, venerdì 22 gennaio, l'appuntamento. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, ma non sono previste piogge, temperature, le massime si attesteranno sui 17 gradi, le minime sui 10, i venti saranno moderati, il mare mosso. Ed è tutto anche per oggi, grazie come sempre per essere TG Reporter. Vi dà appuntamento a domani, una nuova edizione a partire dalle 13.40. Arrivederci.